Ciao a tutti e benvenuti su Gamescore.it, io sono Nico e oggi vi porto i gameplay di Butler Axe in versione Nintendo Switch. Questo gioco qui è un arcade top-down in stile hack and slash con grafica in pixel art, quindi un gioco retro, possiamo dire 16-bit. Bitmap Bureau sono gli sviluppatori, questo Hank Neinborg è il disegnatore della grafica in pixel art. Numskull Games è invece l'editore, il publisher. Volume a palla e musiche chiaramente dell'epoca 16-bit. Andiamo a curiosare le opzioni. Difficoltà facile perché ragazzi è tosto come gioco, quindi ho impostato in modalità facile. Shader... direi anche di no, troppo invasivo come filtro. Audio, non è possibile regolarlo, suona a palla sto gioco ragazzi, suona veramente a palla. Andiamo indietro e avviamo il gioco. Modalità arcade, modalità infinita, andiamo con la modalità arcade. Selezione del personaggio. Lei è fighissima. Mago, il barbaro, quello massiccio, il berserk dovrebbe essere. Io andrei con lei. Mi piace tantissimo come personaggio. Battaglia sulla nuvola. Il gioco è localizzato in italiano. Allora, vediamo i tasti. Con B, attacco rapido. Con A, attacco da distanza. Y, attacco pesante. X... non fa nulla, almeno per ora. Ecco i nemici. Gioco, come vi ho detto, è un hack and slash, quindi si menano le mani. Tanto. Queste sono delle sorte di isole fluttuanti. Ok, ci sono esseri umani da salvare. Ah, la torretta. E raccogliamo gemme e monetine. Allora, ok, con X si prende l'oggetto raccolto. Aia, mi sono fatto fregare. Non so se aumenta una sola attacca o tutte. Quindi lo... ora me ne mancano due, proviamo. Una sola attacca. Altro umano salvato. A me piace un sacco questo tipo di grafica. Non so voi... questa pixel art 16-bit, non quell'8-bit. Quell'8-bit è troppo modesta. Vai, soldi a valanga. Potevo usare l'attacco dalla distanza. Devo prendere ancora familiarità con i comandi. Abbiamo lasciato nulla, no? Il movimento non è fluidissimo dello scenario, ma questi piccoli scattini che rovinano la fluidità del gioco. Peccato. Allora, distruggendo quelle specie di torrette, quei totem lì, che le torrette sono queste in realtà, si liberano i passaggi, quelli chiusi con quella scossa elettrica. Proseguiamo. Una barricata. Fighissimo questo. Abbiamo lanciato il baule esplosivo contro la torretta.
Ok, attacco dalla distanza. Non abbiamo lasciato nulla indietro. Possiamo proseguire. Tre umani. Ah, ma io ho quasi finito l'energia. Sto messo malissimo. È un boss. Sono senza energia. Non finirà bene. Pensavo di bloccare la nave, invece no. Ecco. Game over? Ah, no, no. Non ancora. In diagonale lo possiamo colpire. Dai, che sei morto. Precipitati. Classifica E. Abbiamo fatto schifo, praticamente. Chi sei? Ah, ok. La mercante, in questo caso. Non conosco questi oggetti. So che questa è l'energia. È quella che costa meno, tra l'altro. Questo forse riempie tutte le tacche d'energia. Proviamo a comprarlo. Spero di non aver preso una cantonata. Stage 2, the forgotten mines. Miniere dimenticate. Abbiamo recuperato un po' di soldini. Ho lanciato troppo presto. Comparso. Ah, ora sono più tosti. Bisogna colpirli due volte. Gli scheletrini no. Quelli vanno giù subito. È carino come gioco, forse un po' troppo monotono, devo dire. Ci sono passaggi alternativi? Aia. Sono stato colpito dallo scheletrino, possibile? Scusa, ma quando ho preso la boccetta dell'energia non me ne sono nemmeno reso conto. Vabbè, va. Thank you. Allora lì non possiamo passare perché. Ecco perché.
Dai, non è male come giochino. Mi sto appassionando. Sono sincero. Ecco. Nessun preavviso. E sto coso spara fuoco. No, dai, essere colpito dallo scheletrino, no. Non ho ancora trovato l'energia, eh. Vediamo se qua dietro... No, qua dietro non c'è nulla. Help. No, dai, ho sbagliato tasto. Abbiamo perso una vita e non siamo ancora arrivati al boss. Ma dai, è caduta giù l'energia. No, questa cosa non mi è piaciuta. Questa cosa non mi è piaciuta per niente. Thank you. Fiamme. Energia? Che sono ste robe? Abbiamo raccolto una pergamena. Usiamola! Ok, sotto al mostro si muore. No, è un game over completo! Dai, impossibile! E ragazzi, allora finisce qui il nostro video gameplay. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Battle Axe, se anche voi lo avete acquistato e se lo avete completato scrivetelo qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo da non perdere le prossime produzioni di Gamescore.it. Ciao a tutti!